Adesso veniamo alla terza cosa, che in realtà è un caso particolare della seconda, che possiamo fare con questo scalare, cioè definire l'ortogonalità. Quando è che due vettori, diciamo, due semirette, due sono ortogonali in R2 e R3? Se sono contenuti nello stesso piano e nel piano devono formare un angolo 90 gradi. Definizione, siamo sempre diciamo spazio vettoriale su R con prodotto scalare definito positivo. Definizione, vabbè, sia, riscriviamo, spazio vettoriale su R con prodotto scalare. Poi V si dice ortogonale V e W, due vettori appartenenti a V grande, si dicono ortogonali se e solo se, per definizione, V scala V. Questa proprietà è importantissima. Vediamo per esempio il seguente teorema, proposizione teorema. Se ritenete che sia buon modo chiamarlo teorema, declassate la proposizione. Sia V come sopra poi siano 1 VK appartenenti a V tali che V con I è diverso dal vettore nullo per ogni I, cioè sono vettori non nulli e a due ortogonali. Possiamo dire la cosa qui in un modo unico, qui scala Qj è uguale a 0 se e solo se I è uguale a j. I e j sono due numeri compresi, no, sono due numeri compresi da un. Allora, io ho K vettori. Quando scrivo questa cosa qui per i cosi, cosa sto supponendo? Sto supponendo, se I è diverso, sto supponendo, ovviamente, se I è uguale a J non può essere uguale a 0, perché? A meno che non sia il vettore nullo, cioè caso banale. Se ci metto J uguale a I, viene V scala VI, allora sappiamo che essendo il prodotto scalare definito positivo, V scala VI è uguale a 0 solo se quel vettore è nullo. Quindi aver supposto questo, intanto mi dice che i vettori sono tutti quanti non nulli. Perché vedete, se ci metto J uguale a I, siccome c'è se e solo se, VI scalar VI viene diverso da 0. Essendo VI scalar VI diverso da 0, il vettore VI è non nullo. Prima lo stavo dicendo a parte, però non conviene perché si può dire tutto con un'unica forma. Invece, se gli indici sono diversi, li prendiamo a due ortogonali. Quindi quello che io ho scritto qui si può tradurre in, diciamo, lingua italiana dicendo, scrivendo non nulli e a due ortogonali. Vediamo se avete capito. Supponiamo che K sia uguale a 5. Quanti sono i prodotti scalari che devono fare quelli diversi da 0? Quelli diversi da 0 si avranno quando I è uguale a J, cioè quanti sono? In generale? Sono 5 vettori. Quali sono i prodotti scalari che devono essere diversi da 0?
quanti sono? V1 scala V1, V2 scala V2, V3 scala V3, quanti sono? 5. Ok? Quanti sono invece quelli che devono essere uguali a 0? Allora, V1 scala V2, V1 scala V3, V1 scala V4, V1 scala V5, V2 scala V3, V2 scala V4, V2 scala V5, V3 scala V4, V3 scala V5, V4 scala V5, quanti sono? 4. Dieci. Allora, i prodotti scalari sono, che sono diversi a zero, sono quelli di ogni vettore con se stesso e sono K in generale. Quelli che sono, devono essere uguali a 0, a 2 a 2, che significa? Devo fare le combinazioni di K elementi a 2 a 2. E quante sono? L'avete fatto in analisi, eh? Sono K per K meno 1 mezzo. Quindi per esempio se i vettori sono 5, le coppie con indici diversi, vedete, io ci ho messo i minori di J, perché posso anche mettere, cioè V2 scala V3 fa 0. Uno dice, ma anche V3 scala V2 deve fare 0, ma quello già lo so, perché il prodotto scalare com'è? Eh sì, metrico. Quindi è inutile che io metta V2 scala V3 qua dentro e anche V3 scala V2. Metto un ordine, quindi l'indice più grande lo metto sempre a destra. A quel punto mi basta dire che fanno 0, per dire che sono a 2 a 2 ortogonali, che fanno 0 tutti i prodotti scalari dove i è minore di j. Quelli che saranno diversi da 0 saranno quelli dove i è uguale a j. Ci siamo capiti? Allora, uno VK è parte di K. Significa parte libera che V1 e VK sono linearmente indipendenti. Ah. Quindi, se i vettori sono a due ortogonali, sono automaticamente linearmente indipendenti. Questa è una proprietà non banale. Cancello così da qua a destra, faccio la dimostrazione. Come si fa a dimostrare che i K vettori sono linearmente indipendenti? Si prende una loro combinazione lineare e si fa vedere che i coefficienti devono fare tutti 0. Si prende la combinazione lineare, la si guaglia a vettore nullo e si fa vedere che i coefficienti devono fare tutti 0. Supponiamo lambda 1 v1 più lambda 2 v2 più lambda k vk vettore. Adesso prendiamo vj, un certo vj sia j tra 1 e k, e facciamo il prodotto scalare lambda 1 v1 più lambda k vk scala vj. Allora questo è il vettore nullo, quindi questo deve essere uguale al vettore nullo scala vj. Adesso facciamo il conto. A sinistra quanto viene? Uso la linea lì, quindi viene lambda 1 v1 scala vj più lambda j j scala vj più lambda k vk scala vj. A destra quanto fa? Vettore nullo scala qualunque cosa fa? Quanto fa? No, vettore nullo fa 0. Il risultato di un prodotto scalare sta in R. Chiaro? A sinistra adesso, di tutta questa somma qui, cosa mi rimane?
Allora, supponiamo che G era 3 e K era 6. V1 scalare V3, quanto fa? I vettori erano 2 a 2 ortogo, e quindi V1 scala V3 deve fare 0. V2 scala V3 deve fare 0. V3 scala V3? No. Perché se io è uguale a J, qua c'è 6 solo 6, quindi questo è diverso da 0. Ma se poi qua torna I maggiore di J, per esempio V4 scala V3 è uguale a V3 scala V4, che pure è 0. Quindi alla fine di tutta questa somma qua mi rimane Vj scala Vc e fa 0. Ora io so che questo è diverso da J, da 0, perché appunto è Vj scala Vc, i vettori erano non. Allora, vi è chiaro perché in tutta questa somma tutti questi se ne vanno? Se ne vanno perché diciamo Vj agli altri vettori è ortogo, ma Vj non è nullo, quindi questo scala se stesso viene diverso da 0. Ma diciamo, moltiplicato per lambda j devi fare 0. Allora chi deve essere? 0? Se questo è diverso da 0, deve essere per forza lambda j. Quindi lambda j è uguale a 0 per ogni j che vada a 1, è la dimostrazione. Perché per ogni j? Perché io ho preso un j assolutamente generico, ne ho fissato uno, per esempio j è uguale a 3. Se fissavo j uguale a 3 dimostro che lambda 3 è uguale a 0, se fissavo j uguale a 1 dimostro che lambda 1 è uguale a 0, e così via. Chiaro? Bene. Quindi ho dimostrato, ho preso una combinazione lineare, ho ipotizzato che faccia il vettore nullo, i coefficienti devono essere tutti nulli. Quindi questi sono linearmente indipendenti. Quindi vettori non nulli a due ortogonali sono per forza linearmente indipendenti. Bene. E questa è un'altra proprietà non banale. Adesso vediamolo un po'. Facciamo un esempio di R. Prendiamo, allora, V con 1 uguale 1, 1, 1. V con 2 uguale 2, meno 1, meno 1. Con 3 vediamo un po', facciamo 0, 1, meno 1. Allora cominciamo a fare 1 scala V, qua siamo in R3. Quanto fa? Quanto fa? Non è che è difficile. 3. Poi uno scala V2. Quanto fa? 0. 2 meno 1 meno 1 fa 0. 1 scala V3. Fa? 0. 0. Diviene 0 più 1 meno 1 fa 0. Poi V2 scala V2. Quanto fa? 6. V2 scala V3. Scala V3 2. Allora, come vedete, i vettori sono non nulli, quindi questo, questo e
questi sono diversi da 0, tutti gli altri invece sono 0, le ho costruiti io in maniera che fossero 0. E quindi sono a 2 ortogonali. Allora, quanti sono i prodotti scalari? Quelli che devono essere diversi da 0 sono 3, gli altri, quelli uguali a 0 sono pure 3, in totale sono 6, cioè prima ho detto, non ho detto correttamente. Prima, quando erano 5 vettori, erano 5 quelli diversi da 0 e 5 quelli uguali a 0, perché in totale devono essere combinazioni di 2. Infatti, vedete, adesso se fate le ho detto bene prima. Infatti questi 3 sono le combinazioni a 1 a 1 e altre 3 sono le combinazioni a 2 a 2. 3 per 2 è mezzo. No, l'ho detto in maniera corretta. Oh, comunque siamo nell'ipotesi del teorema che ho detto prima. Cioè questi vettori sono non nulli e a 2 a 2 ortogonali. Perfetto. Allora, grazie al teorema che abbiamo visto prima, questi vettori sono linearmente indipendenti. Cioè, io guardandoli a occhio non sono sicuro che siano realmente indipendenti. Cioè, i primi due per esempio sì, perché fino a due abbiamo detto, per vedere che due vettori sono indipendenti basta vedere che non sono proporzionali. Allora è chiaro che qua, per far uscire meno 1 o meno 1, devi moltiplicare per meno 1, però non ti trovi sulla prima coordinata, quindi è chiaro che non sono proporzionali, è evidente. Però questo a occhio non lo riesco subito a dire che non sia una combinazione lineare dei primi due. Però se ci proviamo vediamo subito che viene assunto, lo facciamo. In realtà non potremmo evitare di farlo, perché grazie al teorema generale noi sappiamo che questi sono linearmente indipendenti. Però proviamoci. Proviamo per esempio lambda più 2 mu faccia 0, lambda meno mu faccia 1, lambda meno mu faccia meno 1. Cosa abbiamo scoperto? In verità si vede subito che è assunto, perché questa è lambda meno mu, la stessa equazione, qua deve fare 1 e qua deve fare meno 1, e non è po'. Quindi il terzo non può essere una combinazione lineare dei primi due. I primi due già sapevamo che erano indipendenti, e quindi questo ci dice che i tre vettori sono indipendenti. Vedete, io ho usato il metodo ridotto, diciamo, chiamiamolo così, di cui abbiamo parlato lunedì. Cioè, se già so che h vettori sono indipendenti, per vedere che gli h più 1 sono indipendenti basta per vedere che l'ultimo non è una combinazione lineare di quelli prima. Cioè, quindi lo scrivo come combinazione lineare e faccio vedere che il sistema viene assoluto. Quindi, che non è esattamente la definizione è che una qualunque combinazione lineare di questi fa vettore nullo se e solo se i coefficienti sono tutti nulli. Ma è equivalente, in questo caso, avendo già verificato che Q1 e Q2 sono indipendenti, è equivalente a dire che V3 non è combinazione lineare di primi. Provo a scriverlo, viene subito un assunto, infatti c'era necessità di controllarlo, potevo evitarlo. Una volta che avevo osservato che i vettori erano ortogonali, automaticamente so che sono linearmente indipendenti. Bene, passiamo ad affrontare un altro problema dove ci aiuterà sempre il prodotto scalare. Quindi prima di passare a quest'altro problema, ricordiamo che il prodotto scalare ci permette di definire la lunghezza di un vettore, ci permetterà anche di definire la distanza di due vettori. La distanza di due vettori
do solo la definizione per avere un preavviso di definizione, diciamo un trailer. Non sarà altro che la lunghezza della differenza. Poi vedremo più in là le proprietà della lunghezza, della distanza. E questo coincide proprio con che cosa? Nel caso geometrico coincide V e OP, doppio è OQ, è la distanza, chi è V meno W doppio? Vediamo un po'. V più W doppio, mi scrivo questo a destra, si faceva con la regola del parallelo. Allora, questo è V, questo è W doppio, questo è V più W doppio. E chi è V meno W doppio? Doppio è questo qua, che vedete, se fate la regola del programma, questo più questo fa, cioè questo è V meno V doppio. Per meglio dire, noi siccome i vettori facciamo partire tutti dall'origine, questo è V meno V doppio, che però è sempre una semplice traslazione. Quindi la norma di V meno V doppio, cioè quella che noi chiamiamo la distanza tra V e V doppio, è uguale proprio alla distanza tra P e Q. Questa distanza è l'idea. Quella che abbiamo definito come distanza tra Q e Q doppio è proprio che cos'è? È la lunghezza di questo vettore, che è uguale alla lunghezza di questo. La distanza tra Q e Q doppio è la lunghezza di questo. La lunghezza di questo è uguale alla lunghezza di questo. La lunghezza di questo è proprio la distanza equidea tra P e Q. Come si fa? La distanza tra P e Q si fa la lunghezza del segmento di Q. Quindi l'otto scala ci permette di definire la norma e la distanza, poi ci permette di dire, di definire l'angolo compreso da due vettori e di dire quando due vettori sono ortogonali. Se due vettori sono ortogonali, non nulli, allora sono indipendenti. Se 50 vettori sono ortogonali a 2 e tutti quanti non nulli, allora sono indipendenti. Ok. Adesso veniamo a questo problema qui. Cominciamo con un caso semplice. Prendiamo il piano cartesiano e poi prendiamo un vettore V. E poi prendiamo un vettore fa la proiezione di P sulla seminetta che contiene OQ. Come si fa? Geometricamente, come è definita la proiezione di P su questa, diciamo, sul prolungamento di questa seminetta, sulla retta che contiene OQ? Come si fa? Innanzitutto si prende questa e si prolunga. E poi si parte da P, si traccia da P la perpendicolare ad OQ o al prolungamento di essa. Quindi si fa questa perpendicolare. E questo punto qui, P', chi è? È la proiezione di P su quella sinistra, su quella retta. Non posso dire seminetta, perché se
fossi dall'altra parte, la proiezione verrebbe dall'altra parte. Quindi non è detto che devo prolungare OQ per forza dalla parte di Q, dovrei poterlo prolungare anche dall'altra parte. Insomma. Ci sono, per esempio, di questo triangolo qua, l'altezza cade dall'altra parte. Bene, allora io vorrei avere una formula per calcolare P'. Ci sta una formula per calcolare P'? In realtà, per esempio, nel caso del prodotto scalare canonico, cioè nel caso di piano cartesiano, anche in R3, c'è una formula piuttosto semplice. OP' non è altro che V, scusate, W scalare V fratto V scalare V questi due triangoli sono rettangoli. Allora, questo punto qua lo chiamiamo R, per non confonderci. Allora, io so che il triangolo OQR e il triangolo OP'P sono simili. Quindi no, vediamo se ho sbagliato la scheda. Però cosa so? So quindi, poi c'è quest'angolo che è, quindi ho P' chi è? OP' non è altro che OP, quando non ci metto il vettore è la lunghezza, quando non ci metto la freccetta ci metto solo il segnetto, vuol dire la lunghezza lì. Questo per il coseno di terra. Ma scusate qua. Allora, quindi OP chi è? OP, se fate il conto, è la radice di W scala W, cioè la lunghezza di W. Mentre invece coseno di terra chi era? L'abbiamo detto, anche se non l'abbiamo dimostrato, cos'era? Era V scalare W o W scalare V fratto V scalare V W scalare V. Qua in verità ci dobbiamo mettere perché siamo parlati di una lunghezza, la lunghezza deve essere per forza positiva, invece se prendi il coseno può essere anche negativo. Benissimo,
Quindi questo e questo si semplificano, quindi la lunghezza di OP', io la lunghezza di OP' l'ho calcolata ed è V scalare doppio fratto la radice quadrata di V scalare. Questo però mi dice solo la lunghezza di questo vettore, non mi dice questo vettore quanto è. Io però so che OP' è diretto lungo V, quindi so che OP' è uguale a lambda V. Adesso andiamo a calcolare la lunghezza e uguagliamo, e quindi calcoliamo chi è lambda. Allora, OP', a sinistra viene OP', che l'ho già calcolato, viene V scalare V doppio fratto V scalare V. Ok? E a destra quanto viene? A destra viene valore assoluto di lambda quando faccio la norma, ma come si fa? Qua mi viene norma V. Devo fare lambda V scalare lambda V. Quindi mi viene, qua devo fare la radice quadrata. Quindi mi viene la radice di lambda quadro V scalare V. Il lambda quadro lo porto fuori, quando porto lambda quadro fuori cosa rimane? No, allora assolutirà. E qua mi rimane la radice quadrata di V scalare V. Che fa? Ah, sotto c'avevo. Sì, no. Benissimo. Quindi cosa scopro adesso? Scopro che il valore assoluto di lambda è uguale al valore assoluto di V scalare W porto questo da questa parte, una norma già ce l'avevo la denominatore, per l'altra norma viene norma quadrata, cioè viene V scalare. Ok? Quindi fino adesso si trova, l'unica cosa che devo ancora verificare, perché vedete, io ho detto che la proiezione è questo che è lambda per V. Allora, il valore V si trova, il valore assoluto di lambda si trova, qui non c'è bisogno di mettere il valore assoluto perché V scalare V è positivo. L'unica cosa che devo, di cui dovrei ancora, che dovrei ancora verificare cos'è? È il segno. Beh, il segno si capisce perché se tan è minore di 90 gradi il segno è così, se tan è maggiore di 90 gradi il segno è negativo. Ma d'altro canto coseno di teta stava scritto, diciamo, coseno di teta era V scalare V doppio fratto norma V norma V doppio, e questo se teta è maggiore di 90 gradi è negativo. Coseno è negativo, se teta è minore di 90 gradi è positivo, e anche il segno. Quindi diciamo, questa non è una vera dimostrazione, è una vera dimostrazione a patto di aver dimostrato che questa formula ci dà esattamente l'angolo teta. Quella dimostrazione non la faccio, però modulo quel fatto lì. Abbiamo dimostrato che la proiezione è fatta così. Ok? La proiezione è fatta così. Quindi per proiettare un vettore V doppio su un vettore V o sulla retta che prolunga V non bisogna far altro che fare il prodotto scalare di V doppio con V, fare diviso V scalare V e poi moltiplicare. Faccio V doppio, il V
vettore originale meno la sua proiezione meno W doppio scalare V fratto V scalare V V. Allora, innanzitutto, questo quando è uguale a 0 diverso da 0? Allora, l'idea è, prendo un vettore, faccio la proiezione su un altro vettore e poi ce la tolgo. Quando è che il risultato vi dà il vettore nullo? Quando il vettore e la sua proiezione coincide. E quando è che coincide? Quando è che coincidono? Solo quando V doppio, se V doppio apparteneva allo span di V, cioè se era un proporzionale a V. Se era proporzionale a V, qua era automatico che coincideva. Allora, provate a prendere V doppio uguale lambda V, diciamo. Facciamo da un'altra parte, se non pare che... Fatemi cancellare qua e riscriviamo il tutto, perché verba volant è scritta male. Ho due vettori, V doppio e V. Supponiamo almeno che non siano nulli. La proiezione di W doppio su V chi è? È W doppio scalare V fratto V scalare V. Supponiamo che V doppio fosse lambda V. Allora, quando vado a fare la proiezione, quanto fa? Fa lambda V scalare V fratto V scalare V per V e mi fa lambda si porta fuori, questo semplifica e rimane lambda. Quindi se V doppio era un multiplo di V, la proiezione coincideva col vettore stesso. Si capisce anche la figura, no? Se V doppio lo prendevo qua sopra, la proiezione non c'era bisogno di farla, già. Andiamo a vedere, torniamo al caso generale. Andiamo a vedere V doppio meno la sua proiezione. Sarebbe a dire questo vettore qua, in parallelo a questo. È questo vettore. Questo vettore qua che caratteristica? Che particolarità? Ha una particolarità. Andiamo a fare il prodotto scalare con V e vediamo che succede.
Allora, per la linearità qua viene V doppio scalare Q, qua mi viene meno, questo è un numero, questo è un coefficiente, passa fuori, qua rimane più scalare. Quanto fa in definitivo? Quanto fa? Questo si semplifica, due hanno nullo, quindi questo diverso da zero, semplifica, zero. Quindi quello che rimane, allora prendo V doppio, ce la tolgo. Cosa? C. Ci tolgo la proiezione di V doppio su V. Quello che rimane com'è rispetto a V? Eh? Ortogonale. Prendo tutto, faccio la pressione, ce la do, quello che rimane è altro. È sempre ortogonale. Poi, se V doppio apparteneva allo span di V, cioè se era multiplo di V, qua mi rimaneva proprio il vettore nullo, e quindi, vabbè, anche il vettore nullo è ortogonale a tutto. Ma se V doppio non era, se V doppio non è, non appartiene allo span di V, qua c'è qualcosa di diverso dal vettore nullo, che è ortogonale a V. Essendo ortogonale e non nullo, è indipendente da V. Quindi in quel caso V doppio era indipendente, e quello che rimane è proprio ortogonale. Insomma, se V doppio coincide con la propria proiezione è un multiplo di V. Se V doppio non coincide con la propria proiezione, qui rimane qualcosa di diverso da zero, allora vuol dire che questo qualcosa diverso da zero era indipendente da V, non lo potevo generare con V, e quindi che V doppio era indipendente, non era proporzionale a V, perché il fatto, diciamo, V doppio è la somma di due pezzi, uno è questo che è indipendente da V e l'altro è questo che è un multiplo. Quindi là c'è se e solo se. Cioè V doppio coincide con la propria proiezione se e solo se è un multiplo. Bene. Questa cosa però si può interpretare come, diciamo, adesso facciamo qualche caso concreto, poi prima della fine dell'ora non facciamo altro, poi l'ora successiva facciamo vedere come questo sia un caso particolare, un caso generale, e se ce la facciamo riusciamo, magari anticipiamo un po' la fine di quest'ora e poi l'ora successiva facciamo, diciamo, la proiezione del caso generale e il teorema di ortogonalizzazione di Gauss. Comunque, facciamo degli esempi concreti. Volevo dire anche un'altra cosa, ma mi sono dimenticato. Facciamo degli esempi concreti. Piano, per adesso abbiamo fatto solo la proiezione su un vettore. Allora nel piano prendiamo per esempio il vettore 2, 3. E prendiamo il vettore
2-1. Allora, qual è la proiezione di 2-3 su 2-1? Quindi W è uguale a 2-3 e V è uguale a 2-1. Quindi dobbiamo fare la proiezione, si indica una P su V di W, mettiamoci meglio così per indicare sempre lo specchio. Questa per il discorso che abbiamo fatto prima, quanto viene? Dobbiamo fare prima il prodotto scalare, quanto fa? 7 fratto V scalare V, che fa? 5, ma 7 quindi V. Cioè questo vettore qua non è altro che 7 quindi per 2. Proviamo a vedere. Facciamo V, W, scusate, meno la proiezione su V di W. Questo fa 2, 3, meno 7 quindi 2, 1. Questo fa 2 sono 10 quindi, meno 14 quindi fa meno 4 quindi. Quindi, vabbè, un quindi lo mettiamo fuori, qua fa meno 4, poi qua sono 3, sono 15 quindi, meno 7 quindi fa 8. Quindi qua anche il 4 possiamo portare fuori, qua fa meno 1. Quindi questo vettore qua, se qua faccio il rettangolo, questo vettore qua chi è? È meno 4 quinti, 8 quinti. Oppure se preferite è 4 volte meno 1, 4 quinti volte meno 1. Adesso se provate a fare il prodotto scalare con V, adesso provate a fare 4 quinti volte meno 1, 2, scalare 2, 1. Allora, il 4 quinti passa fuori, qua devo fare il prodotto scalare da questi, meno 2 più 2, fa 0. Dici, ma a me sto fatto di mettere i coefficienti in evidenza mi dà fastidio. E lasciacelo dentro. Meno 4 quinti, 8 quinti. Meno 4 quinti per 2 fa meno 8 quinti. 8 quinti per 1 fa 8 quinti, e meno 8 quinti più 8 quinti sempre 0. Abituatevi a fare i calcoli non in un unico modo, a fare i calcoli ripetutamente in modi diversi, e risultate essere sempre lo stesso. Se no vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, o nell'uno o nell'altro modo in cui l'avete fatto, o in tutti e due. Quindi, vabbè, questo è un esempio. Ma questo pezzo qui, questo vettore qui, cosa mi rappresenta? Ecco, voglio finire questa, diciamo, finita pure l'ora. Comunque, ancora un minuto ce l'abbiamo. Voglio finire proprio con questa osservazione. Cosa rappresenta questo, diciamo, questo pezzo che avanza? E cosa rappresenta la proiezione? La proiezione, allora, l'idea dovete pensarla in questo modo. Questo è uno dei modi di pensare la proiezione, non è l'unico. Allora, secondo me è quello più efficace. Allora, l'idea è quella: io vorrei generare W, però ho a disposizione solo V. Con V posso generare W, e se W non è allineato con V, no. V posso generare solo i multipli di V, quindi W doppio non lo prendo. Allora, che cos'è la proiezione? La proiezione è il vettore generato da V, cioè in questo caso il multiplo di V, tale che quando vado a fare la differenza, cioè vado a prendere quello che avanza,
quello, cioè che non sono, quello che avanza cosa mi rappresenta? Mi rappresenta quello che non sono riuscito a generare. Questo l'ho generato, questo no. Quello che avanza è il più piccolo possibile. In che termini? Nei termini di lunghezza. Vedete, se io generassi un altro vettore, quello che avanza, questo è dritto, questo è storto, cioè sono un cateto, un'ipotenusa di un triangolo rettangolo, quello che avanza sarebbe più lungo. Quindi la proiezione mi rappresenta tra tutti i vettori multipli di V quello che è più vicino a V doppio. Che significa più vicino a V doppio? Tale che la differenza ha la lunghezza minima. È chiara questa interpretazione o no? Io vorrei generare V doppio, non ce la faccio perché nei multipli di V doppio non c'è, allora vado a cercare di generare qualcosa che sia il più vicino possibile a V doppio. Cerco di ricostruire V doppio, ma non ci riesco. E allora qualcosa mi deve avanzare, però quel qualcosa vorrei, io è come se volessi ridurre il mio errore. Cioè, un errore ce lo devo avere per forza perché non posso generare V doppio, ma se voglio ridurre questo pezzo che avanza, cosa devo fare? Devo fare in modo che sia il più corto possibile. E per fare in modo che sia il più corto possibile, come devo fare? Devo fare in modo che sia più corto possibile questo pezzo quando è ortogonale. Perché se lo prendo, se genero questo e prendo questa differenza, vedete, avanza di più. Se prendo questo e genero quest'altra differenza, avanza di più. L'unica volta che questa differenza è più corta possibile è quando quello è corto. Quindi la proiezione mi rappresenta la migliore approssimazione di V doppio che posso generare utilizzando questo. Questo è il concetto. È chiaro? Vabbè, adesso ci vediamo.